78° anniversario della morte di Salvo D'Acquisto è stato ricordato con una grande kermesse organizzata dall'Arma dei Carabinieri. In particolare, l'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto riunire nel Salotto Partenopeo i militari e i loro familiari, con l'intento di dare un segnale, ricordare un eroe per sperare in un futuro migliore. A Piazza del Plebiscito, nuovamente concessa dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali dopo lo stop dato in occasione del concerto di Bruce Springsteen, si è tenuto lo spettacolo in onore del vicebrigadiere caduto sotto i colpi delle SS tedesche nel 1943. Davanti ad una piazza gremita di autorità militari, tra gli altri il presidente nazionale della NC, generale di corpo d'armata Libero Losardo, autorità civili e tanti cittadini, Pippo Baudo ha condotto in la serata accompagnando i presenti in un percorso storico parallelo tra l'evoluzione delle sorti dell'Italia e il ruolo dei carabinieri nelle varie vicende. Il conduttore, affiancato dalla banda dei carabinieri, ha presentato i due ospiti d'eccezione, di vera origine napoletana, Rina Sastri, che ha recitato una splendida poesia sulla visione dei militari da parte della società, e Vincenzo Salemme, che, partendo dalle parole di Papa Francesco, ha tenuto un monologo sulla speranza e la forza che bisogna avere per non essere egoisti. Il Papa Bergoglio sta puntando sulla solidarietà. Questa sera la kermesse onora una persona che ha onorato insomma l'Italia con lo suo sacrificio. Solidarietà e sacrificio. Ma il Papa Bergoglio si occupa dell'umanità in genere, lo fa con una grazia e con una ispirazione veramente divina. Qui siamo purtroppo in terra. A noi miseri mortali non ci tocca altro il dovere di commemorare chi è stato migliore di noi. Nel caso di Salvo D'Acquisto ci troviamo di fronte a un personaggio che ha dimostrato di avere valore, senso dell'eroismo e senso della patria. Sono concetti universali che purtroppo stiamo perdendo e quindi queste manifestazioni servono a far rinascere questi sentimenti che devono albergare nel cuore dei cosiddetti uomini di buona volontà. Lei è una colonna della televisione e del mondo dello spettacolo. Come può la televisione, che ha perso tanto e sta perdendo tanto di valore e di significato della qualità della vita e rispetto della vita, delle varie trasmissioni e talk show, a riqualificare questi aspetti? Ma vede, la colpa non è mia. Io ho fatto una televisione completamente diversa. Io quando vedo queste cose televisive rimango molto sbalordito, perché non mi sarei mai sognato un giorno di assistere a certi linguaggi e a certe scenate. Però una reazione da parte del pubblico ci vuole. L'Arma dei Carabinieri, viva l'orchestra, la banda dell'Arma dei Carabinieri. Io ho il grande onore di essere stata nominata, richiesta come madrina dell'Arma dei Carabinieri, ne sono molto felice. Qui nella mia città
stasera c'è questo grandissimo evento, io sono un ospite e sono veramente felice di essere qua, onorata, e è una bellissima serata, la festa è grande, la piazza è piena, e un po' di gioia che viene dalla musica e dal ricordo, non sempre. Questa serata per Salvo d'Acquisto. Sono orgogliosissimo, poi mi sa, bande dei carabinieri. Sono meravigliosi, non so se sentiranno qualcosa del suono che hanno comunicato stasera. Questa non è musica, è amore. Grazie all'arma dei carabinieri. Ciao. Thank you.
ringraziarvi il lavoro, la vorrei venisse innanzitutto in certo Salento. Di essere una grande città che torni a rappresentare quello che ha rappresentato nel mondo in passato, culla di cultura, culla di fantasia, culla di sogni e di bellezza. Qui da Napoli e tanta salute a tutti.